sono i luoghi in cui gli immigrati bussano, devo dire, una delle prime porte a cui bussano quando arrivano in città. Ecco perché questo momento è particolarmente bello, secondo me, perché è un momento con i rifugiati. Allora il volontariato sostituisce quello che in futuro la vecchia struttura del welfare cittadino non sarà più in grado di fare. Questa ex caserma diroccata in via Bologna a Torino è la casa di circa 100 rifugiati politici. Arrivati dall'Africa nel 2008 sono diventati, strano a dirlo, oggetto di contesa tra abitanti del quartiere e associazioni di volontariato locale. Di solito i conflitti nascono tra immigrati e abitanti locali, ma in questo caso lo scontro è tra gruppi di volontari che accolgono gli immigrati. Un gruppo di cittadini sta infatti attuando progetti di integrazione alternativi a quelli di chi il volontario lo fa di professione. Qui dove siamo? Siamo in via Ponchielli 26, è una cooperativa di case. Era un progetto che prevedeva anche degli spazi per la cultura, per lo stare insieme. Infatti adesso andiamo in questo spazio dove c'è anche una cucina, dove i nostri amici sudanesi stanno preparando la cena. Zanzare, permettendo. La riunione è uno dei tanti modi che i cittadini di Torino hanno inventato per promuovere un esperimento di integrazione e sostegno fai da te. C'è chi come Liliana insegna musica, Antonello l'italiano e Giorgio che, appoggiandosi al banco alimentare, ha rifornito per mesi rifugiati di frutta e verdura. Un vero lavoro di squadra nato laddove erano falliti i programmi di integrazione di associazioni del terzo settore come Terra del Fuoco. Lo stabile di via Bologna, tecnicamente in via Paganini, è uno stabile occupato ormai da 3 anni e mezzo. Dentro cui vivono, diciamo, tra le 60 e le 120 persone, dipende dal periodo dell'anno. Molti di loro fanno lavori stagionali fuori Torino, per cui questo dà un movimento demografico abbastanza frequente. Come dire che non trovando o non riuscendo o non volendo avere altri modelli integrativi, hanno trovato questa risorsa occupando questo stabile. Nel 2009 Matteo aveva presentato un piano per ristrutturare lo stabile di via Bologna e trasformarlo in un esempio di housing sociale, come il Dado. Il Dado di per sé è un progetto di autocostruzione, ma la storia del Dado comincia da un evento molto distruttivo, cioè dall'incendio di un campo Rom. E quello che non ti ho detto è che le famiglie che sono state inserite all'interno della struttura intraprendono un percorso che dovrebbe durare 3 anni. Nell'arco di questo tempo l'associazione le aiuta nella ricerca del lavoro, nell'inserimento scolastico dei minori e in generale in tutto quello che riguarda l'inclusione sociale delle famiglie stesse. L'ausi sociale è stato bocciato da loro, dai rifugiati, perché il coordinamento è intervenuto all'interno della palazzina proponendo questo progetto ai rifugiati. Questi si sono visti arrivare delle persone che non sapevano neanche chi fossero, quindi ingegneri che prendevano le misure, persone che facevano delle cose senza spiegare nulla a loro, e quindi si sono costituiti come gruppo forte per rifiutare. A ragion veduta può darsi che la nostra proposta fosse troppo complessa per essere compresa in un rapporto di non totale fiducia, per una questione di non totale conoscenza reciproca. Sì, quanti mesi? 6 mesi abbiamo lavorato lì dentro. I rifugiati di via Bologna vivono il progetto di housing come un'imposizione e lo rifiutano, accettando invece di partecipare a programmi di integrazione basati sullo sport e promossi da cittadini o associazioni private minori. Noi abbiamo fatto per riconoscere la nostra nazionale, abbiamo scritto Ballon Mondiale, la tournée che facciamo ogni anno, facciamo gli stranieri che stanno a Torino. Secondo me il discorso di Pasolini sul calcio è quello vincente, no? Siccome non si riesce a parlare di altro, sul calcio ci si intende, e quindi si poteva rompere questa loro diffidenza, anche legittima per carità, mettendolo sul piano dello sport. Molto spesso ci sono delle dinamiche anche economiche che il singolo cittadino non riesce a capire del terzo settore. Nel Balloon Mondiale, in queste cose così, tipo Terra del Fuoco, non ci sono, non c'è un'associazione del coordinamento delle associazioni. Sono scelte diverse, percorsi diversi.
anche la solidarietà può essere oggetto di conflitto e qui a Torino cittadini e volontari di professione si contendono letteralmente l'integrazione dei rifugiati di via Bologna. Torinesi ne vedo pochi. No, ci sono tanti. Però ci sono? E noi chi siamo? È vero.